Metti un'estate di San Martino in piena regola, i colori strabilianti dell'autunno e la pandemia in corso. Ecco l'effetto nelle zone montane delle Marche. Qui siamo ai piedi del Monte Amandola, nel Fermano, da dove partono diversi sentieri verso le sorgenti dell'Ambro, il Monte Castel Manardo, Pizzo Tre Vescovi e Monte Priora. In molti si sono semplicemente concessi una passeggiata nella faggeta, un picnic all'aria aperta o un barbecue consentito nell'area dedicata, dove arrostire braciole e il frutto di stagione per eccellenza in montagna, le castagne. Noi veniamo anche da parte del mare, perciò la montagna è meglio. Ora la montagna è meglio. Proviamo la montagna da diverso tempo, nel fine settimana, in queste zone diciamo incontaminate, che ridanno molta pace alla mente e al corpo, quindi ne approfittiamo. Avete notato più persone, soprattutto in questi giorni, in particolare in questo weekend? Assolutamente sì, ci sono molte più persone in questo periodo, perché la gente sicuramente scappa da zone più affollate e viene qui in montagna per passare più tempo. E cercare anche posti incontaminati e un po' spazi più aperti, ecco. Da dove venite? Civitanova Marche. Trovare un posto dove si possa stare bene nella natura e non troppo a contatto con la massa, insomma, dove si cercano ampi spazi. Oltre al verde e all'aria buona. Con il discorso Covid la montagna ha ripreso un po' di vigore, forse se lo meritava perché è stata snobbata negli anni da altre tipologie di divertimento e passatempo.